Un saluto a tutti da Safutobu e bentornati sul canale. Proseguiamo l'avventura di Killzone Shadowfall. Qui ci siamo fatti catturare, adesso vediamo un po' come andrà a finire. Cazzo che speravano tornassimo. Non posso credere, ci abbiano sbattuti fuori così. Abbiamo i nostri diritti. È sempre peggio. Secondo la gente vuole fare. Perché non sopportiamo? È ridicolo, dovremmo reagire. Così attiri l'attenzione, ci ammazzeranno. Questi due mi sa che combineranno qualche casino. Me lo sento. Per essere forti dobbiamo produrre. Per produrre dobbiamo sacrificarci. Tu ti sacrifichi. Qua è peggio delle poste. Ah, lì c'è. Ci faranno il controllo. Speriamo di non essere armati, se no è la fine. Su, dai, lo dico io. Sei lento come una capra. Dovresti lavorare alle poste. Ti aspetto all'esterno. Guarda, questi combinano un casino, lo sapevo. Ci avrà un'arma segreta nello zaino. Ah no, hanno catturato la ragazza. E salutalo. Questo è fregato. Cioè dovete fare come Solid Snake, che le armi se le procura sul posto. Ai ai ai. Adesso tocca a noi. Ma cacchio. Beh, io non dovrei essere armato. Possiamo andare. Vabbè, non facciamoli arrabbiare. Procediamo di qua. Ah, quello è messo male. Sa che lo ammazzano. Non sono armato, eh. Vi prego, mio marito non sta bene. Ha bisogno della sua medicina. Tocca a noi. Eccoci qua. Allora un'arma ce l'avevamo. E poi dammi tu il segnale, eh. Ma questo qua è il primo che farò fuori. Questo è già prenotato.
E vai. No. Ma cacchio. Io avevo schiacciato R2 però. Ma dimmi te. Ecco, via. Adesso tocca a te. Crepa. Ti sei fregato da solo. Bene, finalmente abbiamo l'arma. Il treno è isolato, si è appena disconnesso dalla rete Helicast. Ricevuto. Aggiornamenti sulla posizione di Zeus? Nessuno. L'ultimo contatto è avvenuto nel distretto 47. È nel cuore della zona residenziale. Ricevuto. Trasmissione protetta inviata. A breve dovresti ricevere i dettagli della missione. Inizio un silenzio. Ecco, bravo, stati zitto. Non mi serve altro. Vi aggiornerò a tempo debito. Qui un'opera. Accidenti, quattro, ce ne sono quattro almeno. Forse di più. Proviamo a scendere magari di qua. Potrei usare il robottino. No, non questo. Ho sbagliato. Ah, sono troppo vicino, vabbè. Devo essere più stealth possibile. Accidenti. Devo usare corpo a corpo qua. No. Ma stati zitta. Che cacchio mi ha fatto scoprire. Io sono dalla tua parte, no? Ma ucciditi da solo. Tu guarda. Mi ha fatto scoprire. Hanno pure lo scudo questo. Bene. Facciamo così, ecco. E invece sì. Oh, ma che cacchio. Ma avete tutti lo scudo, bastardi. Centrato tuo nonno. Vabbè, bastardo. Muori? Migliacco. Ecco, hanno attivato l'allarme, bene. Porca miseria, se si stava zitta quella là, era meglio. Invece mi ha fatto scoprire. E adesso sono nei guai. Il nostro cordoglio, di mortacci tua. Alla faccia dello stealth. Qua sono dappertutto questi. Facciamo così, almeno risparmio un po' di munizioni. Dov'è? Dov'è? Sono dappertutto sti stronzi. No, dai, di nuovo. Quasi fatto. Miseria, ho finito pure le adrenaline. Quindi se muoio adesso sono fregato. Bastardi. Ancora questi con sto scudo. E quanto li odio. Fanculo. Tu da dove arrivi? Oh, ma sono finiti. Ancora ce n'è. Non muori. Ecco. Perfetto. Allora, facciamo attenzione. Ecco, appunto. Ci sei quasi, ma dove? Oh, ancora, ecco. Bastardo.
Togli sto allarme. E vai, pure quello con lo scudo. Squadra d'elite, va. Vabbè, però, cavolo, io l'avevo disinserito l'allarme. Ecco, ma che cacchio, dai, lo stavo ammazzando. E porca. Beh, se non mi arrivate da tutte le parti, magari me ne sarei grato. Ecco. Madonna. Prendiamo l'adrenalina. Tanto la farò fuori subito. E vaffanculo, stronzo. Oh, ancora, ma... Cavolo, li producono in serie? No, ma che... dove sei? Non riesci a beccare almeno. Facciamo che correre e cadere. Sì, ci sei quasi. L'hai detto pure prima. Togli sto cacchio di allarme di merda. Qua mi arrivano dappertutto. Ma ancora, ma devi disinserire l'allarme, robot. Cacchio di robottino di merda. Oh, ce l'hai fatta. In gamba la metà di quanto dice. Stai ascoltando questo messaggio. Mi sono dovuto spostare un contrattempo sul treno e apparecchio i nervositi. Vabbè. Da dove sono arrivati? Dal Congo? Muori? Che cavolo, tutta sta scena per morire. Ancora. Probabilmente questo non è il metodo esatto per andare avanti. Io sto andando un po' allo sbaraglio, però tanto mi scoprono lo stesso. Quindi faccio che fare così. Devo scendere sotto. Ah, eccolo qua l'allarme bastardo. Disinseriscilo. Oh. Madonna. Aprirete e sarete il nostro orgoglio. Lo stato di New Egan. Finalmente sto cacchio di allarme. Non lo sopportavo più. Allora, adesso posso fare con calma. Dunque. Ah, ecco, devo andare di là. Eppure mi dice che devo scendere là. Di qua non salta. Qua c'è un percorso di sotto, io non l'ho visto. Boh, proviamo. Il nostro cordoglio va a Vecna e alle. Non so dove provare. Andiamo di qua. Che sia da lezione a tutti quanti. Ma di qua non si passa. Oh, ecco le scale. Non c'è nessuno? Che qua mi arrivano. Si materializzano dal nulla. Neanche a Hogwarts. Mi ha risposto direttamente alla segreteria. Dove sei? Volevo sapere se hai raggiunto la stazione medica del distretto 47. Visari sarà anche una strega, ma almeno ha allestito queste stazioni. Comunque, chiamami appena ricevi questo messaggio. Sp-
Spero solo tu non sia a casa della tua ex. Come ti ho detto, non potrei accettarlo. Beh, spero tu stia bene. Allora, qua è una zona sicura. Il nostro cordoglio va a Venta e alle vittime di questo gesto atroce e via. Che sia da lezione a tutti quanti. Siamo responsabili. Diventa un agente di solidarietà comune e aiuta a ripulire il quartiere dagli individui indesiderati. Nome. Cerco Zeus. Nome. Kella. Qua, forza! E c'è l'ex Luthor da vecchio. Perché ha scelto te, Sinclair? Ci sarà un motivo. Cosa? Ti credi speciale? Non sai che anch'io sono speciale. Lo siamo tutti. Basta cazzate. Lui dov'è? Ehi, calma. Vieni. Vedi quella torre? No. Il tuo caro Tiran si nasconde lì sotto. Devi scendere nel canyon con un container. Credimi, laggiù è un inferno. Se entri, meglio non ti vedano. Si vede che non mi conosci. Stanno venendo a prendermi. Su quella piattaforma c'è un database dei tracciamenti. Se lo distruggi, forse posso ancora fuggire. Lo devi. Farò il possibile. Non ho altro. Prendi quel che vuoi. Ottimo, un po' di munizioni. L'adrenalina ce l'ho al massimo, meglio. Ma la torcia non me la lasci. Va bene, allora proseguiamo di qua. Abbiamo sempre sperato che tornassi. E quest'oggi siamo stati esauditi. Ecco. Cacchio, ma ne avrò ammazzati a centinaia e ce ne sono sempre. Permesso. Sembra tranquillo. Sembra. Durerà poco. Ma è strano, non c'è nessuno. Ma mi puzza la cosa, eh. Ecco, adesso quello darà l'allarme, solo perché mi vede. Guardatevi. Ah no, è un ubriaco. La verità. Non sapete vedere oltre il vostro naso. Tutto fracico. Oh cacchio. Che cacchio, ma ho sparato almeno 3 colpi. Da che mondo è mondo? Dovrebbe morire, no? Sa che hanno fatto fuori l'ubriaco. Dai, non ti nascondere. Fatti ammazzare. Nessun agguato? Siamo responsabili delle nostre azioni. Dobbiamo accettarne le conseguenze, nel bene e nel male. Il prossimo. Andiamo piano, forse non mi hanno sentito. Ho mal di testa. Mi tremano. E qua, solo uno. Tieni. Anziché ringraziarmi scappano, ma tu guarda questi. Qua? Laggiù vedo qualcuno. Lo sento anche. Forse di qua lo possiamo aggirare. Ecco, nella monnezza.
Ma vediamo se riusciamo a non farci scoprire. Però mi sa che se mi vedono... Ecco, appunto. Ha dato l'allarme. Oh, ma porca miseria. Che cacchio. Vi saluto, Lode e onore al popolo Elgar, costruttori di New Elgar, difensori della libertà. Di qua è chiuso, allora passiamo di qua. Qui agente Drago. Sono le ore 7:00 fuso standard, distretto 47. Procedo all'interrogatorio del sospetto Delta 2985. L'accusa è spionaggio. Vi prego, mi serve un medico. Una volta ho interrogato un soldato d'assalto Elgast. Era un duro. Era stato ferito 4 volte in battaglia. Porca miseria. Gli era esplosa metà faccia e aveva perso un occhio. Un vero macello. Se ne frega. Eppure era riuscito a diventare uno dei guerrieri più decorati che avessimo mai avuto. Era un eroe, per cui si sentiva intoccabile, al di sopra delle regole. Che cacchio, ma è stato questo atteggiamento che ha attirato la mia attenzione. Muori. Non ho mai incontrato un uomo con tanto fegato. Con me è durato esattamente 2 minuti e 3 secondi. Tu non vali neanche la metà. Non sto cercando di spaventarti. Ti sto solo spiegando come stanno le cose, nel tentativo di far risparmiare tempo a entrambi. C'hanno lo scudo di Havel, questo. Ho già detto agli altri tutto quello che so. Ti prego, non farmi questo. Questo senza scudo? Fammi un guarda favore, quanti ci sono, no. Stai umiliando te stesso, oltre a disgustarti. No, ma perché sono morto? Guarda, ero sarò onesto qua con te. E voglio che tu abbia ben chiaro un concetto. Ti farò vaffanculo, molto male. Aspetta, aspetta! Non so come si chiama. È ancora qua. Quindi, sei in contatto con lui? Vedo che facciamo progresso. Saluto. Solo che è un po' poco. Non so neanche dove sono sti cacchio di allarmi. Ora, lascia che ti mostri come sono riuscito a far crollare quel soldato così in fretta. Era qua. O no? Ma mi sa che sono tornato indietro. Mi sembra di esserci già stato qua. Porca miseria. Vabbè, qua mi rincorrono ancora. Guarda sto stronzo. Col tuo scudo sai dove dovete andare? Poi perché io non lo posso usare lo scudo? Capisciti da solo dalla distanza. Ce ne saranno tanti a terra adesso. Oh bravo, almeno me li ha distratti. Li faccio fuori un po' per volta. Vabbè, capriola. Non è servita a niente. Questi qua devono essere i medici. Conviene farli fuori. Conviene far fuori tutto. Dai, va. Abbiamo finito. L'allarme non so dov'è. Mi sto perdendo. Dove sarà di qua? Ah, ecco perché sì, io prima ero scappato di qua e mi sarò perso qualcosa. Andiamo a controllare. Infatti era qua. Però figurati, se usavo il robottino qua mi avrebbero ammazzato.
Grazie. Va bene. Non pensavo che ce l'avresti fatta. Sono in debita. Ah, boh, abbiamo eliminato i dati, così quello può scappare. Allora adesso andiamocene anche noi. Ecco, di qua è chiuso. Io sono arrivato da qua. Però anche di qua mi sembra di esserci già passato. Oh, e non passi? Ce la fai? Mi sembra proprio di esserci già passato. Però magari mi sono perso una via. Eh no, qua c'era la pattumiera, c'ero già passato. Ma porca miseria. Ah, qua no però. Vediamo. Ecco, adesso posso passare. Forse di qua, speriamo. Ah, sì, 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 sì. Ci sono io. Ehi. Possibilmente non suonare l'allarme, eh. E già siete stronzi così da soli. Per fortuna ho trovato la via. Non morire. Allora dobbiamo scendere sotto, quindi penso con un ascensore. Oh cacchio. Era l'ultima sigaretta che ti sei fumato in vita tua. Oh no. Qua se riesco magari li ammazzo in modo stealth. C'è una telecamera. Ah, sono queste cose. E qui ne ho un altro. Speriamo che era l'ultimo questo. Bene, ce l'abbiamo fatta. Stavolta senza farci scoprire. Speriamo solo che non ci siano dei soldati con la tuta mimetica. Ale. Va bene, allora direi anche di fermarmi qua. Io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo poi nel prossimo. Ciao a tutti.